no, io ho imparato a leggere su Topolino, sulle pagine di Topolino, quindi c'è una componente affettiva grossa nel disegnare questi personaggi. Sono stato Giovan Battista Cardi, tra i miei maestri alla Disney. E comunque il primo autore che mi ha aiutato molto è stato Giorgio Gozza. Anche Scarpa? Scarpa l'ho conosciuto poco. Scarpa l'ho visto sulle pagine di Topolino praticamente. Poi sì, l'ho conosciuto tra gli autori della Disney, ma non ho avuto un rapporto stretto, non so, solo conosciuto. Una pazienza grandissima, io quando ero piccola gli andavo a far vedere i miei disegni, una grandissima pazienza, mi ha proprio aiutato, corretti i disegni. Insomma, una persona generosa, comunque, sì, potresti definirla. Ma guarda, io ho un affetto incondizionato per Paperino, mi piace, mi diverto a disegnarlo, mi piace tanto. È quello che disegni anche spesso quando ti trovi in fiera in altri posti, in altre cose? Sì, infatti, perché con Paperino non faccio fatica, insomma, non c'è, è proprio una cosa che viene, si vede che proprio... Guarda, la cosa è facilissima, quello è il mondo mio, cioè quello che faccio fuori dalla Disney sono cose che vengono da me, cioè che in qualche maniera premono per uscire, insomma, sono delle cose che ho voglia di raccontare io. Disney è una cosa un po' diversa perché io comunque lavoro con dei personaggi che esistono da molto prima, qua c'è una lunga tradizione, un sacco di persone che ci lavorano, per cui inevitabilmente quando disegno o scrivo per Disney il punto di vista è il mio, però si va a sommare a tutto quello che è già il mondo della Disney, invece quando faccio le cose mie sono io e basta, rispondo a me stessa. Diciamo che lei è quello che io non riesco, cioè, lei è quella che ha imparato dalla mia esperienza, io non ci riesco, lei ci è riuscita, quindi la invidio anche. È eccessiva, mi rendo conto, ma infatti lei è me senza mediazioni, quindi è un po' disumana da questo punto di vista. È un trattatorio su tutti gli aspetti.